Buongiorno, le 23 migliori newsletter sul marketing, sì lo ammetto, ci sono finito anch'io, ero marchettato, scherzo, comunque, traffico diretto su Analytics, cavolo, qui è una grandissima rottura di scatole, il traffico diretto aumenterà un botto perché, insomma, sostanzialmente anche lì il casino dei cookie, dei tracciamenti, iOS che rompe le scatole, staremo a vedere, però è veramente una rottura di scatole. Zalando aiuterà i negozi fisici, cioè fa un po' da Amazon di turno, tutti vogliono accaparrarsi ogni fetta di mercato. È interessante, leggiamoselo perché potrebbe diventare una cosa da dover seguire bene. Facebook cambia di nuovo la finestra di attribuzione, evviva, da adesso non più 7 giorni ma 7 giorni e poi c'è anche, si aggiunge un giorno dalla visualizzazione e non il click. Corso su prendere decisioni nei cliccani, interessante, perché no? Quasi quasi mi incuriosisce, avrei bisogno di prendere meglio le decisioni. SEO e tempo di permanenza, una controricerca rispetto a quella di qualche giorno fa, interessante e merita un approfondimento. Aggiornamento dell'algoritmo di Google tra il 2 e 3 ottobre, che Google ovviamente dice, ma dai, roviniamo le carte in tavola, tanto per cambiare. Amazon News ti permetterà di inviare i regali senza conoscere l'indirizzo della persona che lo riceve, a patto che questo abbia Amazon Prime, quindi basta conoscere la mail o il telefono. Se prende piede, ragazzi, è sempre più difficile. E-commerce Black Friday, un sacco di gente adesso compra, un sacco. Tra l'altro tanta gente compra già per il Natale, quindi non possiamo trascurare questi aspetti, allo stesso tempo non dobbiamo farci uccidere da un Black Friday che ci costringe a sconti e concorrenza spaventose. Neuromarketing, queste ricerche mi garbano un sacco, sempre le idee ganze, mi piacciono, sai, tipo quella cosa che giri la tazza in un modo o un altro e cambia come il cliente percepisce, divertente. Patatine per ogni brand, è bellissimo, andate a vedere le foto, queste patatine io le voglio, tutte le patatine per ogni brand del mondo. Google Ads evidenzia gli sconti con un testo verde su shopping, sarà anche questa una cosa da cavalcare. Windows 11 è arrivato, bene, si può scaricare, ma vale la pena già farlo o è meglio aspettare? Non lo so. SEO e content, l'importanza del contesto, insomma il contesto assume sempre una maggior rilevanza, quindi meglio leggersela. Il dominio di Facebook era in vendita durante il down di Facebook, per un po' è stato in vendita. Ora, tralasciando questo, è incredibile come sono andate down anche le altre piattaforme, perché gli è arrivato troppo traffico e non ce la facevano a gestirlo. SEO, link in uscita non necessariamente sono da fonti autorevoli, non necessariamente sono fattori di ranking. Vabbè, qui Mueller si diverte sempre a rovinarci, a dire le cose in maniera fumosa, però insomma un link è sempre un link, quindi mi fanno piacere. GetResponse fa un piano gratuito che potrebbe essere interessante. Business Manager da 11 a 6 obiettivi, olè, vabbè, vediamo, tanto ormai si semplifica un po'. Facebook, il 75% delle persone vogliono mandare i messaggi alle aziende, quindi verranno integrate forme di messaggistica B2B, insomma, o verso il business. E se domani WordPress morisse, ricerca troppo divertente, quindi merita sempre la lettura. Per me, morto un papa, se ne fa sempre un altro. Uplo, condividi file e in cambio ti danno la loro mail. Potrebbe essere un tool ganzo da utilizzare, quell'app è gratis. La pagina interna si posiziona meglio della home, anche questo è curioso, meriterebbe farci un pensierino quando succede una cosa del genere, o viceversa. Dopodiché, quanto dorme un animale? Una ricerca bellissima. Praticamente, di sonni ce ne sono diversi tipi, c'è il sonno tipo quello tipo un carnivoro, quindi un sonno prolungato con la fase REM e via dicendo. Poi ci sono gli erbivori che dormono a momenti, poi ci sono quelli che dormono con mezzo cervello alla volta, tipo cetacei e via dicendo, ma ce ne sono anche altri, i rettili e via dicendo, hanno altri tipi di sonno, ma ci sono delle cose molto curiose, tipo si pensava che il sonno, dovendo riassestare le idee, fosse in qualche maniera direttamente proporzionale all'intelligenza. Non è così, anzi, tendenzialmente il sonno è proporzionale a un densamente proporzionale alla massa. Animali grandi dormono poco. Che cosa curiosa, il mammifero che dorme di più è un pipistrello, in quel caso lì, anche a causa dell'enorme metabolismo dei pipistrelli per dover volare, ve lo ricordate, ne avevamo già parlato sulla questione dei virus dentro i pipistrelli. È veramente curiosa questa cosa, ma che cosa divertente. Comunque, merita una lettura. Infine, la vita è molto grama e triste. Oggi c'è una visita, il parcheggio dell'ospedale è piccolo e io non ci so parcheggiare il campo, quindi l'ho lasciato a casa. Ciao.